Nei giorni scorsi in trasmissione ha detto: abbiamo trasformato l'Italia nel paese di Davigo, tutti agli arresti domiciliari. L'ha sentito? Non l'ho sentito, ma mi sembra in generale una sciocchezza. Si confonde la libertà personale tutelata dall'articolo 13 della Costituzione in modo rigorosissimo, con riserva di legge e di competenza dell'autorità giudiziaria, con la libertà di andare in giro per il paese, che è l'articolo 16 della Costituzione, che può essere limitata per ragioni di sicurezza o di sanità. Da sempre i questori hanno rimandato a casa le persone pericolose col foglio di via obbligatorio. A nessuno è mai venuto in mente di dire che era una violazione dei diritti costituzionali. Allora, ti si può impedire un determinato movimento, ma non ti si impedisce la libertà di muoverti. Assolutamente, ma poi la privazione della libertà personale vuol dire che ti prendono e ti portano o in un carcere o a casa tua e non puoi uscire, perché se esci, Cioè, oltre a esiste pure il rispondere, TSO, no? Il trattamento sanitario sì, che obbligatorio. per un atto amministrativo, la Però libertà volendo personale il deve essere potere limitata ti può dall'autorità limitare. giudiziaria. Infatti c'è un controllo dell'autorità giudiziaria sui trattamenti sanitari obbligatori. Senta, l'ha colpita il rispetto delle regole che hanno fatto gli italiani. Si descrive sempre come un paese anarchico che respinge le regole, invece questa volta gli si è detto comportate così e l'hanno fatto. Si sono spaventati, È ma non l'unico per le modo? sanzioni, si sono spaventati perché la gente muore. Perché la sanzione era la morte, E però. certo, cioè, la gente non è mica stupida. Se vede che rischia un contagio che ha comunque conseguenze gravi, anche se uno sopravvive, perché una polmonite non è una cosa da poco, in ogni caso. La responsabilità negli italiani è scattata perché c'era una grande paura alla fine, dal suo punto Ma di io vista. credo che più che paura sia buon senso, perché poi non è che uno ha il terrore, insomma, uno si rende conto delle conseguenze che può avere e che può determinare sugli altri, si comporta di conseguenza. Senta, c'è l'emergenza politica di domani, naturalmente, è il voto sul ministro della giustizia. L'emergenza ha portato alla scarcerazione per ragioni di salute di 400 detenuti quasi. Altrettanti sono in attesa di decisione, tra loro anche boss mafiosi al 41 bis. Che adesso è fatto? Adesso non compete a me valutare la mozione di sfiducia né le decisioni politiche che sono conseguenti. Faccio però una considerazione. I provvedimenti sono stati adottati dall'autorità giudiziaria, non dal ministro della giustizia. Né è stato emesso alcun provvedimento normativo che influisse su queste decisioni. Dopodiché, si potrà discutere sul livello informativo che è stata data a coloro che devono decidere. Per esempio, è stata diramata una nota che invitava i provveditori e i direttori degli istituti a comunicare all'autorità giudiziaria i detenuti che si trovassero in condizioni di salute particolarmente gravi. Non c'era scritto che bisognava dire anche che tipo di detenzione avevano, perché per esempio uno che è in regime di 41 bis non vede altri che altri a 41 bis, quindi è isolato rispetto all'esterno. Anzi, dice più garantito dal Covid se sta. Sicuramente più di me lei. Ma questa lucidità perché è mancata? Questo poi riguarda ogni singolo provvedimento e le Beh, sono informazioni che stati sono tanti, state però, date eh. o che sono state chieste, quindi anche lì. Senta, chi va in carcere in Italia? Un terzo sono stranieri perché non sono suscettibili di misure alternative, di solito non hanno una casa, quindi non si possono mettere agli arresti domiciliari. Poi c'è un rilevante nucleo di persone che si sono fatte arrestare in flagranza, che non devono essere il massimo della furbizia, perché essere stato in flagranza vuol dire commettere reato sotto gli occhi della Della polizia. polizia. E poi ci sono quelli veramente pericolosi, cioè quelli che sono dentro per reati gravissimi o per criminalità organizzata. Chi riesce a uscire dal carcere in Italia in genere o in statistica? Ma in generale la permanenza in Italia in carcere è molto più bassa rispetto a quella degli altri paesi, per una serie di meccanismi che adesso sarebbe troppo lungo qui spiegare, e quindi è difficile dare una risposta generalizzata. Dipende dal tipo di reato di cui uno è accusato, dai meccanismi processuali Chi che ha un buon sceglie, eccetera. avvocato Beh, esce? certamente un buon avvocato aiuta, questo non c'è dubbio, però non è deciso, dipende da quali prove ci sono, perché uno può avere un ottimo avvocato, se l'hanno arrestato in flagranza deve andare a Lourdes, non è che con un buon avvocato esce, insomma. Chi compie i reati da colletti bianchi, ok? Quindi amministrativi o che hanno a che fare in qualche misura con un'attività intellettuale di lavoro, è favorito rispetto a chi compie altri tipi di reati? Dal punto di vista statistico, certamente sì. Noi abbiamo un tasso di detenuti per
per criminalità dei colletti bianchi incomparabilmente più basso degli altri paesi. Il ministro di giustizia, sempre all'interno e al centro delle polemiche politiche, questa volta c'è una polemica pesante. Un giudice lo accusa di non essere stato nominato in un determinato ruolo perché i boss mafiosi avrebbero fatto una pressione. È una situazione esplosiva o no dal suo punto di vista? Siccome non so niente della vicenda se non quello che ho letto sui giornali, non rispondo a questa domanda. Ora gliela faccio raccontare. Marco da Milano, direttore.